Ben ritrovati su Nick for Universe e benvenuti ad una nuova edizione delle Nudità del Cielo. Qui, ogni settimana, parliamo di qualcosa di intrigante da vedere nel cielo notturno completamente ad occhio nudo. E questa settimana ci occupiamo di Marte, che è da poco passato in opposizione, cioè quel momento nell'orbita in cui è allineato con la Terra e il Sole, in modo che le orbite tra Terra e Marte sono vicine, e quindi è molto più facilmente visibile, e quindi è ancora molto ben visibile. Se uscite a vederlo, si vede molto bene che è rosso. Ed è qui che ci arriviamo con il nostro video. Perché Marte è rosso? Questa è una cosa che magari vi siete chiesti, e se cercate a giro su internet, la risposta che trovate è che Marte prende il suo colore dalla grande quantità di ossido di ferro presente sulla sua superficie. Ma perché è così coperta da ossido di ferro? È qui che iniziano a diventare veramente interessanti le cose, perché come sempre su questo canale ci piace prendere domande apparentemente facili e sviscerare le risposte fin quando non troviamo davvero dove stanno i problemi, i misteri, perché è così che si impara. Quindi, il ferro che copre Marte viene dalla nebulosa da cui si è formato il Sistema Solare. Ma da dove è arrivato prima di questo? Beh, il ferro è un elemento che nasce all'interno non di stelle come il Sole, ma di stelle molto più massicce che esplodono come supernove. E dopo che una stella esplosa come supernova, gli atomi di ferro che ora coprono la superficie di Marte hanno volato per chissà che distanze e sono finite nella nebulosa che ora è il Sistema Solare. Quindi, nel momento in cui voi guardate a occhio nudo e vedete Marte rosso, vedete il colore dato da atomi nati nelle viscere di una stella esplosa come supernova miliardi di anni fa. E se questo non basta per affascinarvi, allora arriviamo ad altri punti. Ok, quindi Marte è rosso perché c'è tanto ferro, ma anche sulla Terra c'è tanto ferro, anche su Mercurio e su Venere. Ma su Marte potrebbe essere un po' diversa la storia. Perché sulla Terra non c'è così tanto ferro in superficie? Perché ha a che fare con come crescono i pianeti. Prima di tutto Marte è molto più piccolo, però quello che ci importa è che quando i pianeti crescono, si differenziano. Cioè, gli elementi più pesanti scendono verso il centro, mentre gli elementi più leggeri finiscono sulla superficie. Ed è per questo che i pianeti rocciosi hanno un nucleo ferro-nichel molto pesante al centro. È probabile che anche Marte ha un suo nucleo differenziato e ha una struttura con un nucleo esterno, un mantello e la crosta. Però, data la massa molto minore, la nostra attuale migliore ipotesi è che forse Marte non è così ben differenziato, cioè che la sua struttura non sia stata in grado di raccogliere tutto il ferro, portarlo verso il centro, e quindi molto del ferro è rimasto fuori. E questo può essere anche un indizio su come mai il suo nucleo non è stato così attivo come altri. Ok, quindi per ora è solo un'ipotesi, tra l'altro non è del tutto confermato perché non sappiamo esattamente com'è la struttura interna di Marte, e questo sarà compito di una missione chiamata InSight che la NASA manderà verso la superficie di Marte nel 2016 e avrà il compito non solo di studiare l'interno di Marte per la prima volta, però anche di dirci qualcosa su come si differenziano e come si creano i pianeti di tipo roccioso terrestre, perché ora sappiamo in dettaglio soltanto la struttura interna della Terra. Ed è un po' poco per fare delle teorie su come si formano questo tipo di pianeti. Questo sarà fondamentale non solo per capire come si sono formati i pianeti rocciosi nel Sistema Solare, ma anche per quando scopriremo pianeti di tipo roccioso in altri sistemi interessanti intorno ad altre stelle e non avremo la possibilità di andare a studiare il loro interno. Quindi dovremo imparare a dedurre come potrebbe essere l'interno da caratteristiche che vediamo. E una delle cose che potrebbe aiutarci in questo senso è appunto quello che voi vedete ogni notte guardando verso il cielo. Quando voi vedete il colore rosso, beh, quella cosa farà una differenza enorme in futuro per gli astronomi che studieranno magari pianeti come Marte intorno ad altre stelle. E se troviamo un pianeta roccioso interessante e vediamo in luce ottica che è rosso, potrebbe aiutarci a capire magari come è strutturato dentro, imparando da Marte. Ma tornando al nostro pianetino e al suo colore, il fatto è che non sappiamo esattamente nemmeno come mai
tutta la superficie si è coperta. Ok, tanto ferro è finito sulla superficie, però da qui all'ossidazione c'è un salto notevole, perché vi faccio vedere una cosa. Questo è un frammento di lava dall'Etna ed è molto molto ricco di ferro. Il ferro di suo ha un colore nero, non è rosso. Il rosso proviene dall'ossidazione. Quando è ossidato, il ferro crea sopra una patina di ossido di ferro con questa formula qui. Ma quello che ci interessa è che questo arrossimento avviene grazie a processi chimici precisi, non ce ne sono tantissimi, c'è bisogno di ossido, c'è bisogno quindi di ossigeno. E quindi ci dice già il fatto che vediamo Marte rosso, ci dice che c'era di mezzo un fenomeno che ha permesso l'ossidazione. E ci sono tre grandi ipotesi a riguardo. La prima è che potrebbe essere stata creata dalla pioggia. Tanta pioggia antica potrebbe aver arricchito le rocce sulla superficie di Marte di acqua e quindi avrebbe permesso l'ossidazione totale. E a vantaggio di questa tesi, beh, sappiamo che c'era tanta acqua, quindi evidentemente se c'era tanta acqua sulla superficie, perché vediamo ex laghi, tracce di fiumi, eccetera, probabilmente c'erano anche tante piogge. La seconda ipotesi è che potrebbe essere stata colpa di una lenta ossidazione, cioè la luce che arriva dal sole colpisce l'atmosfera composta in buona parte di diossido di carbonio, cioè anidride carbonica, e la radiazione solare rompe queste molecole di anidride carbonica e libera quindi carbonio da una parte e dall'altra parte ossigeno. E quell'ossigeno liberato può creare composti come l'ozono e il perossido e può interagire poi con il ferro, e questo può contribuire ad arrossire Marte. La terza e ultima ipotesi importante è quella delle tempeste di sabbia. L'idea è questa, che sulla superficie di Marte continuano ad esserci grandi tempeste di sabbia che viene alzata nella superficie e poi viene portata a giro sotto forma sia nell'atmosfera ma anche come dune. Quando questa sabbia colpisce la superficie può rompere i tanti quarzi che compongono le rocce vulcaniche molto comuni sulla superficie di Marte. E questi quarzi, tra l'altro, sono già stati trovati dal rover, eccetera. Questi quarzi, una volta rotti, possono liberare ossigeno. E l'ossigeno può interagire a sua volta con il ferro e quindi potrebbe essere una delle cause. E è possibile anche che questo colore rosso venga anche da una concomitanza tra queste ipotesi. Però, fatto sta che non sappiamo ancora esattamente perché Marte è rosso. Quindi, quando lo guardate la sera, pensate che è ancora un mistero. Non sappiamo tutto, sappiamo che c'entra l'ossido di ferro, ma oltre a questo, esattamente come mai ce n'è così tanto in superficie e come mai è tutto ossidato è più difficile. Un'ultima cosa, penultima cosa che vi voglio dire, è che abbiamo mandato sonde, come no i nostri rover, i lander, come Phoenix, e queste hanno scavato sotto la superficie e hanno permesso di vedere, ci sono tante foto che potete guardare, che sotto Marte è o marrone scuro, o nero, o bianco. Bianco nel caso di Phoenix, che ha scoperto ghiaccio del permafrost sotto la superficie. Quindi questo strato che gli dà il colore rosso è solo sulla superficie, ma è anche in atmosfera, perché la luce che vedete riflessa in buona parte proviene dall'atmosfera rossa. L'atmosfera rossa è molto intrigante perché ha a che fare con processi di scattering, cioè di come i fotoni si riflettono nell'atmosfera. Ora, sulla Terra, questo scattering, si chiama scattering di Rayleigh, ha fatto sì, cioè fa continuamente sì, che voi vedete il cielo blu. Il cielo è blu perché la parte della lunghezza d'onda dei fotoni più vicini al blu vengono riflessi di più. E quindi la parte blu dello spettro viene riflesso molto di più nell'atmosfera, e questo gli dà all'atmosfera questa apparenza blu. Ma su Marte, dato che non è così ricca l'atmosfera delle stesse molecole che compongono l'atmosfera terrestre, e dato che c'è così tanta polvere di ossido di ferro, l'atmosfera riflette un colore più nello spettro rosso.
E questo gli dà all'atmosfera questo colore arancione rosso, che tra l'altro può variare molto. Molto spesso si sono lamentate le persone che nelle foto della NASA a volte non si capisce che colore esattamente abbia l'atmosfera di Marte, il cielo di Marte. Ma se ci pensate bene, è difficile dire anche che colore ha l'atmosfera, il cielo della Terra, perché dipende da quanto è chiaro il cielo, dipende da quanta polvere c'è sospesa nel cielo, se ci sono nuvole, dove è il sole, perché la luce cambia tanto. Per esempio, se immaginate un tramonto sulla Terra, lo immaginate color arancione rosso. Ma, ed ecco l'ultima cosa con cui vi voglio lasciare, se immaginate un tramonto su Marte, e non c'è nemmeno bisogno di immaginarlo troppo perché l'abbiamo ripreso con dei rover, il tramonto su Marte è blu. Il tramonto su Marte è blu perché per lo stesso processo di scattering, le lunghezze d'onda che vengono riflesse in quel caso, quando la luce percorre molta più dell'atmosfera perché è più in basso, quindi deve attraversare molta più atmosfera per arrivare al punto dell'osservatore, in quel caso la maggior parte delle lunghezze d'onda sono nello spettro blu. E quindi questo gli dà quel colore incredibile. E se tutto va bene, nei prossimi decenni, nell'arco della vita di molti di noi, potremo vedere davvero le riprese da parte di un astronauta umano che guarda il tramonto su Marte. Con questo vi lascio e noi ci vediamo la prossima volta. Iscrivetevi per non perdervi altri video e noi ci vediamo. Ciao, un abbraccio.